Ciao a tutti, come state? Spero mi vediate. Sono qui per farvi un video dove vi mostro un ordine che ho fatto sul sito di Muji. Scusate, ma siete sulla cassettiera che ho appena montato. Il letto è nuovo, è più alto, la cassettiera è alta. Ho cambiato pure il telefono, quindi vabbè. Ho fatto un ordine su Muji perché avevo finito delle penne e ho comprato un po' di cose. Qua è la ricevuta. Dentro è il foglio con le buste. Spero che mi vediate comunque. Cioè, io dovrei mettermi a questa altezza, quindi non lo so. Ok, e sono due pacchettini piccoli. Apriamo prima questo, che è il più sottile. Vediamo, Ah, ecco come sono, ok. Ho comprato questi segnapagine. Ne ho comprati due perché pensavo che arrivasse un solo filo. Nella foto erano 5, però vabbè, almeno ce li ho per sicurezza. Ne ho comprati due, costano 2,50 euro al pacchetto. Praticamente sono dei segnapagina. Anche belli lunghi, devo dire. Dove praticamente questa parte qui è adesiva, la attaccate sul libro e lo usate come un classico, oppa, un classico appunto fermalibro, cioè segnapagine. E c'è in rosso, giallo, blu, grigio e verde. Non so cosa state vedendo perché sto usando anche la telecamera frontale, non quella. Se vedete un po' di casino qua dietro perché devo ancora andare. E questo è l'altro pacchettino. Ah, e qui è dove ho ordinato le penne. Ve le faccio vedere. Ho ordinato due penne vuote, ovvero solo l'anima della penna, perché da Muji vendono anche solo l'anima della penna, e erano in offerta 70 centesimi. Adesso non fa niente perché non essendoci dentro la penna, comunque semplicemente va svitata e mettete dentro. Le ho prese a scatto perché le preferisco, e per quelli ho preso 3 verde 0,38, le prediligo, vedete, le vendono così, vedete, mi metto di qua perché almeno le vendono così, 0,38. Ne ho prese 3 verdi perché ho ordinato il libro per imparare il ceco. Adesso sono intento con il neerlandese, ma quando finirò in ceco voglio scrivere in verde la bella, quindi ho preso 3 e per scrivere tutto. Invece per scrivere i capoversi, il nome degli esercizi e così, la pagina, ho preso il verde chiaro, che loro lo chiamano yellowish green, sempre così da 0,38. E queste vengono 1,25 euro l'una, 1,25 euro l'una, queste qua. Poi ho ordinato, perché non c'erano i refill, se no avrei preso una terza di queste, quindi una è per il verde chiaro e una è per il verde scuro. E poi ho preso 4, hanno cambiato anche un po' la forma rispetto, è vero, hanno cambiato anche la scritta sopra, c'è anche scritto blue black. Hanno tutte, se vi interessa, il gommino di freschezza. E queste sono blu, perché io adoro scrivere in blu per la bella del neerlandese. Scrivo in blu e il titolo di versi in azzurro. E ho preso queste. E queste qui vengono 1,95 euro l'una. 1,95 euro l'una.
Voi ammette... Ah, è una cosa nuova che non so se adesso che hanno riaperto i negozi fisici si possano fare ancora gli ordini, ma se vi interessa, iniziano a fare gli ordini anche online. L'unica cosa è che sono un po' care, le spese di spedizione costano 6 euro. Esatto, quindi vabbè, a parte quello. Mi piacciono tantissimo, sono troppo contento. Adesso sto risistemando camera mia perché dopo aver montato ho messo i vestiti nei cassetti, ho messo la biancheria del letto nel cassetto del letto. Quindi vabbè, devo ancora... Vi faccio dare un'occhiata in giro, dai. Giusto un attimino. Vedete, praticamente si entra da camera mia. Lì c'è Bounty. Charlotte e Pavone sono un attimo in camera di mia mamma perché stavo montando tutto, sto riportando tutto adesso. Quindi Charlotte e Pavone sono di là, stanno bene. Sono lì cucciolini. Ah, non ve l'ho detto che voi siete preoccupati. Sabato... abbiamo, no, lunedì ieri abbiamo prenotato la gabbia per Charlotte Pavone. È quella altissima, cioè praticamente alta come la mia libreria, se non di più, ok? Quindi la metterò lì, esattamente lì, alle ruote. Quindi se mi servono dei libri, basta che la sposto, tutto tranquillo. Ne ho vista una bellissima per Bounty, però, cioè, calmiamoci. Quindi, prossima volta. Comunque, le librerie sono così. Ho eliminato le scatole. Questa cassettiera mi piace tantissimo. Scusate, non mi ricordo già più il modello. Vabbè, ve la lascio così almeno se vi interessa. È comunque con 6 cassetti, 2 piccoli e 4 grandi. Ne ho lasciati 2 vuoti perché la roba che non uso l'ho portata giù in garage. Questo invece è il letto, quello con i 2 cassettoni qui da parte. Il materasso ho preso uno bello alto, dice, ma cioè, vedete? Vi ricordate dove arrivava quello vecchio? Ecco, questo arriva lì. Quelli sono i vestiti da lavare, vabbè. Adesso butto tutto a posto. Comunque vi faccio dare un'altra occhiata a quello che ho ordinato. Quindi 4 penne blu, 2 corpi delle penne, 3 verde scuro, che giustamente terrò così, cioè fin quando non le uso le tengo così, e 2 chiare. E questi segnapagine che mi ispirano tantissimo. Userò il blu per il neerlandese perché giustamente il blu e l'argento credo, non lo so. Ah, poi c'è pure il verde, quindi perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!